Rieccoci qui con una nuova video ricetta insieme alla cucina pugliese. In questo nuovo video prepareremo un must della Puglia, le fave e cicorie. Sono una pietanza semplice e genuina di origine antica, ma che si preparano ancora oggi e che viene tramandata di generazione in generazione per mantenere vivi i sapori di una volta. Proprio per questo prepareremo, insieme anche con i consigli della mia mamma, questa pietanza speciale. Per preparare questa ricetta si utilizzano le fave secche decorticate. Per questo è bene iniziare la sera prima mettendo in ammollo le fave in abbondante acqua fredda. Per accompagnare le fave è tradizione usare le cicorie selvatiche, ovvero erbette spontanee dal sapore amarognolo che sono perfette per avvolgere la dolcezza delle fave. Queste erbette vengono raccolte nella zona di campagna, infatti in Puglia è molto comune che si vada per i campi a raccogliere le cicorie, ma se non riuscite a trovarle dalle vostre parti potete comunque sempre utilizzare delle cicorie coltivate. In questo video invece vi porterò con me e il mio papà nelle campagne salentine a raccogliere le buonissime cicorie. Dopo aver tenuto in ammollo le fave per circa 8-10 ore, sono pronte per essere cucinate. Per questo sciacquiamo le fave dall'acqua di ammollo per eliminare tutte le sostanze antinutrizionali. Dunque, versiamole in una pentola capiente, coprendole a filo con l'acqua. Accendiamo il fornello e portiamo a bollore. Come potete notare, durante la cottura le fave rilasceranno una schiumetta che eliminerete con una schiumarola o con un cucchiaio. Cuociamo a fuoco medio per circa 2 ore, mescolando di tanto in tanto il composto affinché non si attacchi sul fondo. A metà cottura saliamo e aggiungiamo una patata tagliata a cubetti, che servirà per aumentare la morbidezza e la cremosità del purè, e metà cipolla tagliata a pezzetti
e continuiamo ancora la cottura mescolando di tanto in tanto. Nel frattempo mettiamo a bollire abbondante acqua salata dove cuoceremo le nostre cicorie selvatiche precedentemente pulite e ben lavate. Per quanto riguarda la cottura delle fave, noterete che saranno pronte quando, mescolando continuamente con un cucchiaio, si sfalderanno facilmente, fino ad avere un purè della consistenza grossolana. Trascorso anche il tempo di cottura delle cicorie, e quindi saranno ben tenere, scoliamole e teniamole da parte. A questo punto, cari amici, avete due possibilità: o passare il tutto attraverso il passaverdura o frullare il tutto con un mixer ad immersione. Io consiglio il primo metodo se vi piacciono più dense. Usare il passaverdura permette di eliminare eventuali acque in eccesso, seppur anticamente, quando i nostri nonni non possedevano frullatori e passaverdura, utilizzavano olio e cucchiaio di legno per rendere le fave cremose. Aggiungiamo infine abbondante olio di oliva, aggiustiamo di sale se necessario e mescoliamo per bene con un cucchiaio di legno, fino a rendere il purè cremosissimo. Ecco le nostre fave e cicorie pronte per essere servite. Condite il tutto con un filo di olio extravergine d'oliva e servite il piatto ben caldo, accompagnato con delle fette di pane. Se volete conservare questo mitico piatto, si consiglia la conservazione in frigorifero in un contenitore ermetico o coperto con la pellicola al massimo per 3 giorni. Bene amici, la nostra ricetta è terminata. Se vi è piaciuta la preparazione, lasciate un like o un commento. Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi le prossime ricette. Alla prossima!